Buonasera ragazzi. Un attimino ragazzi, fatemi fare una cosa. Devo fare una cosa importante. Non ve la dico perché non mi sembra il caso di dirvelo. Allora, questa settimana non ho fatto nessun video. Me ne dispiaccio, però questo ci tenevo a farvi ora questo video fatto nell'auto di mia moglie per aggiornarvi su Ginevrino. Vi ricordate Ginevrino? Ginevrino è stato il mio datore di lavoro per un anno e mezzo, da aprile del 2021, sì, fino ad ottobre del 2022. Ok? Un anno e mezzo in cui ho lavorato in questa azienda ed è fino a questo momento l'azienda in cui ho lavorato di più, ok? L'azienda che mi ha permesso di guidare da solo, di fare la prima esperienza davvero camionista, mi ha permesso di fare belle esperienze, di lavorare, di conoscere l'intermodale, di conoscere il porto, di conoscere tanti luoghi che non per me erano nuovi, e quindi tanto di cappello a questa azienda, ok? Questi sono i lati positivi. I lati negativi è uno solo, è quello, ovvero quello che io me ne sono andato da lui perché le cose si stavano mettendo male. E quindi era da imbecilli continuare a stare lì e rischiare magari di fare mesi e mesi per non prendere nulla. Ok, siccome la mattina io mi sveglio, vado a lavorare per guadagnare, e quindi ho trovato opportuno a fine ottobre di quell'anno andarmene. Ok? Quindi l'aspetto negativo, quindi abbiamo detto, è uno solo, ovvero quello economico. Va bene? C'è anche da sottolineare e da evidenziare che in quell'azienda prendevo dei bei soldini rispetto magari ad altre aziende dove sono stato poi successivamente, che in base al lavoro che ho fatto in queste altre aziende dove sono stato percepivo molto meno, diciamo, meno rispetto a quanto percepivo da Ginevrino, va bene? Quindi me ne sono andato e da quel momento in poi è iniziata, come si dice, come si può dire un termine, ora non mi viene in mente, comunque è iniziato l'iter per poter ovviamente ricevere quanto a me spettava. Allora, io ho provveduto non con le buone maniere, ma subito con vie legali, perché sapevo benissimo che con le buone non si riusciva ad ottenere nulla, e quindi ho provveduto subito a passare alle maniere forti, tra virgolette. Il telefono è messo in un modo un po' particolare. Quindi sono subito passato alle maniere forti, diciamo. Però ancora ad oggi siamo a aprile
nel 2024 quello che mi aspetta, ovvero l'ultimo stipendio e il TFR, io ancora non l'ho ricevuto, seppur si è fatto si è fatto queste procedure penali, procedure legali, diciamo. E la novità è che magari non vi era stata detta, però io ci terrei a farvela presente, è che l'azienda non esiste più, ecco. Quindi capite, non utilizzo quel termine, comunque non esiste più, ok? Quindi come era prevedibile che accadesse, visto l'andazzo in cui stava prendendo la piega. Quindi ora c'è stata queste varie vari step, e sono stato poco fa dal CAF per cercare di ottenere quanto da me richiesto attraverso l'INPS, attraverso il fondo di garanzie dell'INPS. Combinazione puttana, scusate il termine. C'è un intoppo, e questo fondo di garanzia, che poteva essere emesso nei miei confronti in tempi celeri, invece ora subirà dei ritardi, e quindi ancora altro tempo ad aspettare. Soldi che mi spettano da 2 anni e che ancora io non ricevo. Questo è per evidenziare quello che era stato detto in un mio precedente video, in cui gli imprenditori devono essere fatti da gente. Deve essere fatta da gente con i soldi, altrimenti pure io adesso domani mi aprirei un'azienda con il culo di altri e farei lo spaccone davanti agli operai. Non mi sembra il caso, non mi sembra giusto questa cosa, però esistono in Italia queste figure losche. E il soggetto ha cercato di fare l'imprenditore con la benevolenza non la benevolenza, la no, l'ignoranza, la buona fede di gente che è andata lì a lavorare e che ancora tutt'oggi, come me, aspetta quanto gli deve, quanto rispetta. Questo è tutto, ragazzi. Io sono andato a fare il metano. Intanto sono andato a fare il metano alla macchina di mia moglie. Sbadiglio perché ho fame. Magari sonno non ancora, visto che sono ancora alle 17:51, è ancora presto per andare a dormire. Comunque è dura l'avventura. Beh, ragazzi, ci aggiorniamo al prossimo video. Non mi informo, non spulcio tra i video che compaiono su YouTube dei vari colleghi, quindi non so le varie vicissitudini che ci sono. Va bene, vi auguro una buona serata e spero che non siate sfortunati come il sottoscritto a trovare dei imprenditori dell'autotrasporto che si credano tali, ma che invece possono solo fare gli operai. Un consiglio: se non avete una bella, come dire, se non siete in grado, se non avete delle spalle forti, delle spalle belle ampie,
non vi mettete a fare gli imprenditori perché non è roba vostra.